שלום לכם פרק ר', פוג'י מיץ השם, של מסכת קידושין דף ל"ב. יורי נציע מו, ל"א עמוד ב', זה טרי רגע דסוטו. תנו רבנן. נוסי סג'ר נסניאטו. איזו מורה ואיזו כיבוד? כולה לדפיניציוני די תימורי ורסי ג'ניטורי, כהשם צ'י קומנדה. ואיזו כיבוד? כולה לונורי, אין קוזה סי קוסיסטה. Morà, timore, consiste che l'uomo è in comò, che non sta nel suo posto, ve lo esce in comò, non si siede nel suo posto, ve lo sa tenere dovrà e non lo contraddice, ve lo macriò, e quando c'è una disputa con qualcuno non dice mio padre ha ragione, perché il padre non ha necessità del suo rinforzo. Kibud, cosa consiste il kibud? Machir Mashkel Mavishu Mchase, Machis Mozi. Lo gli dà da mangiare, gli dà da bere, lo veste, lo copre e lo porta in giro. Machis Mozi è un'espressione generale per che lo porta in giro dove ha bisogno di andare. I Bauru chiesero al Shiva, Michel Mi, se deve dargli da mangiare, da bere e da vestire, del denaro che appartiene a chi? Rabbi Yehuda Amar Michel Ben. Che del denaro che appartiene al figlio, Rav Natan Bar Oshi Amar Mishel Av, il denaro che appartiene al padre. Oro le Rabbanan, Rav Yirmiah, Amri l'ebrei di Rav Yirmiah, che manda Amar Mishel Av. E i saggi dissero che l'alaha è che appartiene al padre. Metivei, ma questa non è una domanda di Shiva. Neemar, Kabet Avicha Vetimecha, c'è scritto onora tuo padre e tua madre. Veneemar, Kabet et Hashem Meonecha, e onora Hashem con le tue proprietà. Ma la lambe chesonchis, al kame chesonchis. Così come riguardo a ciò che dice Kavet Hashem Meonecha, si riferisce a qualcosa che ci rimette qualcosa, gli costa qualcosa. Al kame chesonchis, anche Kabedet Avicha et Imecha, che bisogna onorare i genitori, anche significa che deve onorare con qualcosa che gli costa qualcosa. E perciò vediamo che non è come, perché abbiamo detto che i saggi dicono che la halacha è che deve essere del padre, ciò che appartiene al padre, non ciò che appartiene al figlio. Ve'yamat mishelav, ma nafka le mine. E se dici che appartiene al padre, che differenza fa a lui? Se, perché se il figlio deve dare e al padre ciò che appartiene al padre, qual è il problema? Non c'è nessun problema, quello che intende dire. Perciò spiega l'ibitur melacha, si riferisce che ci rimette il tempo che invece di lavorare deve occuparsi con i genitori, deve fare quello che loro non necessitano di fare. Tashma, ti porta una dimostrazione. Shnei achim, due fratelli, oppure shnei shutafim, oppure avu bno, oppure il padre e un figlio, oppure arav e talmido, oppure un Rav con il suo allievo, il suo studente. Potin zele ze maaser shini, u machinin zele ze maaser shini, maaserani, che possono redimere maaser shini e possono dare a mangiare uno all'altro i maaserani e si scambiano. Via mat mishel ben nimsa ze porea chovo mishel aniim. Ma si dice che deve essere del figlio, cioè che il figlio deve dare al padre di ciò che appartiene al figlio, ma invece se qui dà di ciò che appartiene bisogna dare ai poveri, che dà al padre di ciò che appartiene ai poveri e non di ciò che appartiene a lui stesso. Seconda ancora, lo, zicha, la adafa, si riferisce a ciò che è superfluo, cioè extra, in più, cioè che una spesa normale il figlio dà del proprio. Questa è secondo l'opinione di colui che disse che deve essere del figlio. Ma ciò che il padre ha bisogno in più, extra, questo lo può dare dei poveri. Yahi, haino diktani ala, amra viuda. Allora ciò che disse Rabiuda, tavo mira li mishe machile tavi maserani, che Rabbi Yehuda maledisse colui che dà da mangiare al proprio padre
i Maserani che appartiene ai poveri. Vi la daffa, ma'naf kamina. E se si dice, diciamo che si riferisce a ciò che in più, che c'è di male, se dà di ciò, poiché siccome non ha l'obbligo di dare del proprio, perché non può darlo a suo padre se ha necessità, poiché lo stesso deve darlo ai poveri. Però diciamo, afilo achi zila be milta. Veramente non è bello, perché se lui ha la capacità di poter dare, se lui è, diciamo, non è povero, è ricco, diciamo, ha i mezzi, non è bello che usi ciò che è destinato ai poveri. Tashma ti porta una dimostrazione, cioè lui tra Bileser, Adechanki Budav Vaem, fino a che punto bisogna onorare i genitori, padre e madre, Amalaem che desce tollarni che vi secchino le yam befanav benomachlimo. E fino al punto che il padre getti il suo portafoglio nel mare e non gli, il figlio non lo svergogna, vi fa in sua presenza. Via Mat Mishelav, e se dici che il portafoglio appartiene al padre, ma nafka lemine, che differenza fa il figlio se, perché il portafoglio appartiene al padre, che gli importa? E risponde, ma Beraui lo so, si tratta che alla fine dovrebbe ereditarlo, perciò questo portafoglio alla fine diventerà sua proprietà, perciò sì, gli interessa. E perciò vuol dire che dimostra che si trattiene e non risponde male al padre e non lo svergogna. Perché ha, deravuna, come il caso che accade con Ravuna che fece adesso quello che dice Ragmarà a suo figlio Rava. Karashi Rai Beanpe Rababri, che strappò degli indumenti in presenza di Rabba, il suo figlio. Amar Isol, che voleva Irse Irratach Ilorata, voleva vedere, mettolo in prova, se sarebbe arrabbiato oppure no. Ma se si sarebbe arrabbiato, allora avrebbe trasgredito il divieto di non causare, di mettere un ostacolo a un cieco, ma quando la Torah dice lo titem sol lifnei vero titem sol, non si riferisce a un cieco, si riferisce a qualsiasi persona che è come un cieco, che non si rende conto che compie un peccato. E qui il figlio potrebbe arrabbiarsi sul padre e potrebbe trasgredire il divieto di kabel tavicha etimecha. E risponde, guarda, de machilei leiakrei, si tratta che il padre e lo perdonò per il suo proprio onore, cioè che non era lo è capitano, non era pignolo. Ve'aka aval mishu bal tashrit, ma chiede Gemara, ma d'altro canto trasgredì il divieto di distruzione, che è vietato distruggere qualcosa, che così, un oggetto che è buono, e causare il suo danno è vietato. Risponde Guarà, Deavad lei bepumbaini, che veramente lo scucì questo indumento nella cucitura, ma non è che lo strappò completamente. Vedilma mishum hachi loratah, forse veramente per questa ragione non si arrabbiò, perché in fin dei conti lo scucì solo e non lo strappò. E risponde Guarà, Deavad lei bishatritchei, che lo fece mentre suo figlio era arrabbiato lo stesso. E se si fosse arrabbiato sul padre, anche se sarebbe accorto che non c'era danno, poiché fu solamente cucito, siccome era arrabbiato, anche se non c'era danno, naturalmente sarebbe arrabbiato ancora di più. Quello che intende dire, che anche se era arrabbiato, la differenza è che sarebbe arrabbiato ancora di più sul padre. Matlin era Yecheskel lerami brei. Anisrafim ben Iskalim, e il signor Abichesker, Arami suo figlio, se c'erano dei condannati a morte, che dovevano essere, alcuni che non dovessero essere bruciati, alcuni lapidati, Rabbi Shimon Omer, idon beskila shasrefa chamura, che li uccidono per mezzo di lapidazione, poiché srefa bruciatura, bruciamento,
e più severo. Amrei raviuda brei abba lo titani ahi. E mio padre, non insegnare così. Mai iria se fa chamura, tipo che deruba le scaline, no? Perché dici che la strefa, bruciamento o bruciatura, è più severa? Ma veramente è tipo che le deruba le scaline, che la maggior parte sono, devono essere lapidati. E l'Achi Tanie, così devi insegnare, Aniskalim, Anisafim, che il caso era invece che c'erano dei, che la maggior parte erano Nisrafim e Aniskalim erano la minoranza. Riassumiamo brevemente ciò che abbiamo studiato per capire ciò che c'è scritto qui. E prima di tutto bisogna capire che quando dice Anisrafim Baniskalim, sempre intende che Niskalim è la maggioranza e Nisrafim è la minoranza. Sempre quello che viene dopo è la maggioranza. E c'è da sapere che andiamo, quando c'è una miscela, un miscuglio, andiamo sempre secondo seguiamo la maggioranza. E un'altra cosa, quello che dice qui Rav Shimon, è che dobbiamo essere miti, meno rigorosi, che siccome si sono mischiati, condannati a Srefa e a Skhilah, perciò bisogna punirli con il castigo il meno grave, il meno, che causa la meno sofferenza. Adesso, Rabbi Cheskel disse che il caso era Nisrafim e Niskalim, perciò la maggioranza era Niskalim e la minoranza era Nisrafim. Rabbi Shimon disse che i dono bischilà, che bisogna castigare con schilà, che è il castigo è meno rigoroso. Rispose il figlio. E Rabbi Yuda, il figlio di Rabbi Cheskel, e disse, e disse a padre, non insegnare così, ma bensì che il caso che della braità, quello che probabilmente era una braità, invece di essere Anisrafim Baniskalim, deve essere Aniskalim Baniskalim, contrario, che la maggioranza sono Anisrafim e non i Niskalim. Perché? Che dice la Biuda che in questo caso Rav Shimon vuole sottolineare e evidenziare la sua regola, che no, castighiamo con il castigo che causa il minimo di sofferenza, con il castigo più mite. E perciò dobbiamo dire che si tratta del castigo, scusi, del caso che erano Niskalim e Nisafim. Perché? Perché se diciamo Nisafim Baniskalim, la maggioranza sono Niskalim, allora tutti sono Niskalim, non c'è Chidush, allora non c'è nulla di nuovo in questo caso, e perciò Rabbi Shimon vorrebbe invece evidenziare la sua regola, e perciò bisogna dire il contrario, che era Aniskalim Benisrafim, e cioè che benché la maggioranza sono Nisrafim e tutti sarebbero dovuti essere messi a morte per mezzo di Srefa, ma comunque siccome è una miscela di persone, andiamo secondo il caso più mite, che è Skila, quello che dice la Biuda. Allora gli chiese il padre, Amarle, i Achi Ema Seifa, ma la parte finale di quella braità dice, Vachamim Omri Midono Misrefa, Shaskila Chamura, che devono essere e bruciati e non lapidati. Ma se è così, allora secondo questa logica, secondo Chachamim, avrebbero voluto loro evidenziare questa regola che dicono loro e dire che benché la maggior parte
Cioè, secondo Chachamim, avrei dovuto dire così, che si tratta di Nisrafim e Niskalim, che la maggior parte sono Niskalim. E siccome la maggioranza sono Niskalim, avrebbero dovuto essere castigati con Skila. Però, siccome diamo il castigo il meno rigoroso, perciò dovrò essere castigati con Bisrefa. Perciò dicono Chachamim, idono Bisrefa, Shaskila Chamura. Allora chiede Rabbi Cheskel a suo figlio: allora se è così, ma questo non è il caso. Il caso, perché il figlio ha detto, Rabbi Yehuda ha detto, bisogna cambiare il caso. Invece di dire che Nisrafim e Niskalim, deve essere il contrario, a Niskalim e Nisrafim. Allora questo non combacia con ciò che dicono Chachamim, perché se diciamo a Niskalim, ba Nisrafim, allora non possiamo evidenziare questo din di Chachamim, perché loro dicono che Srefa è il castigo meno rigoroso. Perciò deve essere il caso contrario, cioè il caso originale che dice Rebbe Cheskel, Nisrafim e Niskalim, che benché Niskalim è il castigo più severo, secondo Chachamim, perciò dovrebbero essere castigati con Srefa, che è il castigo meno rigoroso. Però allora non si può dire così, perché dobbiamo dire che il caso trattato della disputa tra Bishimon e Chachamim è sempre un caso, non possono esserci due casi, perciò o uno e l'altro. Perciò risponde Rav Yehuda e gli dice: comunque torniamo un momento a ciò che disse Rav Cheskel. Ma iria di skila chamura, perché vuol dire che si tratta di skila chamura, tipo che deruba Nisrafim? No, siccome la maggioranza sono Nisrafim, perciò quella è la maggioranza, perciò bisogna metterli a morte per mezzo di Srefa. Però questo non risolve il caso che abbiamo detto, che vogliamo dimostrare, che Chachamim vogliono dire che benché quello è il caso, però dobbiamo castigarli con il castigo meno rigoroso. E perciò possiamo dire che il caso è quello che insegna questo. Perciò deve essere il caso che abbiamo detto a Nisrafim e a Niskalim. Mentre invece il figlio Rav Yehuda disse che no, è il contrario, a Niskalim ben Nisrafim. E perciò o è uno o l'altro, ma deve essere sempre un caso, non può esserci due casi. Perciò Amar lei rispose il figlio Rav Yehuda: Atam Rabbanan udi kamru lei Rav Shimon, questo è il caso secondo Rav Shimon, di chiamarsi fa chamura, lo skila chamura. Cioè loro sono d'accordo che bisogna sempre, sia Rabbanan e sia Rav Shimon sono d'accordo in due regole: una è che andiamo secondo la maggioranza, e due che castighiamo con il castigo più lieve, meno rigoroso, indipendentemente dal caso. Però in questo caso diciamo che il caso è come Rav Shimon, perciò dissero loro che sì, è come se il caso secondo Rav Shimon è così, però idono bisrefa, perché secondo Rabbanan sefa è il castigo più lieve, cioè che skila chamura. E perciò si tratta che loro dissero, trattarono il caso che Rabbi Shimon presentò. Spero che è chiaro. E comunque di tutto questo caso, la parte essenziale che la Gemara porta a questo caso qui è per dimostrare che la maniera come Rabbi Yehuda rispose al padre, gli disse: Abba lo titaniei hachi, non devi insegnare così. Amar Shmuel Rav Yehuda Shinina lo tema le labu hachi, e Shinina vuol dire saggio, e non dire a tuo padre in questa maniera, Ditania Hareshayav, cioè bisogna parlare al padre in maniera rispettosa, rispettosamente, e non bechutzpah, con enorme kavod, rispetto e onore per il padre e la madre, naturalmente.
Lo tema della buha, che non dire così a tuo padre. Detania, abbiamo studiato, Aresha aveva ovvero il diritto là, se suo padre aveva commesso un'infrazione e una trasgressione e su, riguardo un divieto minato là. Agliomarlo abba avarta di Torah. Padre, tu hai fatto, commesso un peccato che ha trasgredito ciò che dice la Torah. E la omerlo abba, kachkatu Torah. E così c'è scritto nella Torah. Perché Agmarà? Kachkatu Torah. Se anche questo dice se così c'è scritto là, anche gli causa dispiacere. E la omerlo abba, mikrakatu Torah kach. Così c'è scritto nella Torah. E gli dice c'è quel verso e basta, dice c'è scritto una Torah così così, senza dire, senza nessun commento. No comment. Kach Elazar ben Matia Omer, Abba Omer Ashkeni Maim. E se il padre dice dammi da bere, un mitzvah lasot, e c'è una mitzvah da compiere, per esempio andare a seppellire un morto, per esempio. Maniach ani kvod abba, vosè ta mitzvah. Lascio perdere l'onore di mio padre e vado e mi occupo con la mitzvah. Shani vava chayavim mitzvah, poiché entrambi, sia mio padre e io, abbiamo l'obbligo di compiere la mitzvah. Isse ben Yehuda omer, im eshar la mitzvah leasot alidei acherim, teaser alidei acherim, velechu bichvod avim. Se c'è la possibilità che altri compiano la mitzvah, allora che lui lasci la mitzvah e vada e si occupi delle necessità del proprio padre. Kvod aviv, qui kibud av em, si intende onore, ma si intende di fare ciò che i genitori hanno bisogno, di loro, adempiere le loro necessità. Amar amata, alhaq isi ben Yehuda, alhaq come isi ben Yehuda, che bisogna. Se c'è la possibilità che altri facciano e compiano la mitzvah, allora deve lasciare la mitzvah e fare ciò che è necessario per i genitori. Am Yitzchak bar Shila, Amar Matna Amar Chizra, Am Shemachal HaKvodo Kvodo Machul. Se un padre ha perdonato, si può dire, e ha lasciato perdere, ha rinunciato. Se il padre ha rinunciato, allora è rinunciato, cioè non deve farlo, non è obbligato di farlo. Però Arabshi Machal Kodo è in Kodomahul, però se il maestro ha rinunciato, allora no, è obbligato di farlo lo stesso. Rabbi Yosef Amar, filo Arabshi Machal Kodo, Kodomahul. Rabbi Yosef dice, così la Ha, che invece anche se il maestro rinunciò, che non è obbligato di farlo. Shinemar, Bashem Olach Lifnei Yomam. Ossia che vediamo che Hashem andò di fronte a loro e Hashem rinunciò al proprio onore di andare di dietro. Amarava, Achi Hashem, Adam Goshboku, Alma di lei, Ava, Betola di lei, Machile, Liakre, che come si può, Rava chiede una domanda, come si può paragonare? Si stiamo parlando di Hashem è il padrone del mondo e la Torah è sua, gli appartiene, perciò Hashem decide le leggi della Torah e perciò Hashem può fare quello che vuole. Ma Acha Torah di Leui, ma qui si può forse dire che la Torah è sua? E la Torah non è sua. Perché è l'onore della Torah e perciò non può rinunciare all'onore della Torah e perciò secondo Rava non può. Amarava, scusi, Hadar Amarava, Rava cambiò idea e disse sì, in Torah di lei, veramente sì, la Torah è sua. Dichtiv, uvitorato yegema yomavalaila, scritto Torato, la sua Torah, perciò gli appartiene. E perciò può rinunciare se vuole. Gemara e ne varava maschi behilula debrei che Rava serviva i suoi ospiti nel matrimonio di suo figlio, vedalle case le rapapa e alzò e servì
una coppa di vino al Papa e al Ravuna Bredra Vesua. Vicamo Micamei e si alzarono in suo onore. E dopo di ciò servì il Rav Meri Rav Pinchas, Bredra Pichisa, servì a questi due saggi. Vilokamo Micamei non si alzarono in suo onore. Ikpad e si sentì offeso. Viamar Anu Rabbanan, Rabbanan, Vianu Rabbanan, Lav Rabbanan. Questi sono saggi, che sono veri saggi. Ma questi saggi non sono veri saggi. E tu, oltre ciò, Papa Habemaski, un altro caso, che era Papa Habemaski Beilula de Abba Mar Bere, che era Papa offriva da bere vino ai suoi ospiti durante il matrimonio di Abba Mar, così si chiamava. Vedali le casa, gli serviva e alzava una coppa di Rav Yitzchak Bredra Yeshua, scusi, Rav Yehuda, e lo cammi con me, e non si alzò in suo onore. Veikpa si sentì offeso, e dice, ma la firache hidur mi aved leibau, che avrebbero dovuto almeno, se non si sarebbero alzati, almeno dovuto fare una mossa come si stavano per alzarsi, così. Una leggera mossa per dimostrare, dare almeno un po' di onore. Amar Ravashi afferma di Amar Ravashi Machala Kodomachul, e anche se diciamo che il maestro, generalmente Rav si intende non un rabbino, si intende il maestro, che generalmente Rav Muvhak, il maestro che gli ha insegnato la maggior parte di quella sua sapienza della Torah, che ha rinunciato al proprio onore, il suo onore è rinunciato, però Nasi Shimachal Kvodo en Kvodo Machol, però un Nasi è un principe, un presidente, Meitivei, Masev Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Tzadok, Shayim Sumim, Bet Mishnei Venoshel, Rabbi Gamliel, che questi tre saggi erano ospiti durante il matrimonio del figlio di Rav Gamliel. Vayar Rav Gamliel omed umashkia alehem, e Rav Gamliel li serviva. Natana kos le Rav Eliezer velo netalo, diede una coppa di vino a Rav Eliezer e non lo accettò. Netano Rav Yeshua vikiblo, lo accettò. Amallo Rav Eliezer, maze Yeshua anu yoshvin Rav Gamliel beribi, beribi vuol dire un grande saggio, omed umashkia alehem, come ti accetti che Rav Gamliel è un grande saggio e ti accetti di essere servito da lui? Ma lei, Mazzino Gadol Mimeno, Shishimesh, troviamo che un personaggio più ancora maggiore di Ram Gabriele, che Avram Avvino, Avram Gadol Mimeno, Vishimesh, Avram Gadol Adoraya, che era la massima autorità durante il suo periodo, Vikatubo, Vuomedalem, e c'è scritto riguardo Avram Avvino, che Avram Avvino era in piedi e li serviva. Bishema Tomru Kimalchai Sholent Mulo, e forse vorresti dire che li servì perché erano angeli? Dice, ma no, l'Onit Mulo è l'Arvim, che no, ebbero l'apparenza di arabi, non sapeva che erano angeli. E perciò vanno lo ye Rav Gamliel berribi omed maschialeno, e perciò non possiamo forse accettare che Rav Gamliel berribi, che è grande saggio, ci serve, che sta in piedi, che ci serva. Amalem Rav Tzadok, admate atem nechim kvodo shel makov atem oskim bichvod abriot, che voi state discutendo l'onore delle persone e non parlate invece di trattare l'onore di Hashem, che HaKadosh Baruch Hu mashiv ruchot, u ma'ale nesiim, u morid matar, u matziah adamah, u oreh shulchan lifnei kol echad ve'echad, ve'anu lo yeh Rav Gamliel beribi omed mashkia alehem, che HaKadosh Baruch Hu fa soffiare i venti e innalza i principi o i presidenti, e fa scendere la rugiada, e fa crescere le piante, e dà da ciascuno, adesso fa vuol dire che dà da mangiare a ciascuno, e non potremmo noi accettare che Rav Gamliel ci
e offra, ti offra da bere. Era Itmar Achitmar. Amaravashi, così bisogna insegnare, così l'insegnamento. Amaravashi, afirma da Manasi, Shemachal Kodomachul, Melech Shemachal Kodo, En Kodomachul. Che anche se ammettiamo che un principe, un presidente che rinunciò al proprio onore, il suo onore è rinunciato, e questa è la raha, però Melech Shemachal Kodo, En Kodomachul, però un re non può rinunciare. Shenemar Son Tasim Alecha Melech Sheitei Matolecha, che c'è scritto la Torah, e due volte Son Tassim, e perciò che uno deve avere timore del re, e perciò il re non può rinunciare al proprio onore. Tanabran, Ibnese Vatakum, uno deve alzarsi in presenza di una persona anziana. Yachola filo Ibnese Akena Shmai, avremmo potuto pensare forse che dovrebbe alzarsi anche in presenza di una persona anziana, però un peccatore e un ignorante. Tamud lomar zaken, e zaken era chacham, zaken vecchio si intende un saggio, non proprio vecchio. Shenemar sfali shivim ish mizikne Israel, raccoglimi, Hashem disse a Moshe Rabbeinu, raccoglimi 70 persone, raduna, cioè, scusi, raduna 70 persone dei saggi di Israele. Rabbi Yossi Aglieli omer, en zaken era mishe kana chokhmah. E veramente dice la stessa cosa, che un saggio è colui che acquistò la saggezza. Shenemar Hashem Kanani Rashid Darko, Yachol Ya'amod Mipanav Mimakom Rachok. E si sarebbe potuto forse pensare che deve alzarsi anche quando sta lontano. Talmud Omar Takum Vadarta, lo amarti Kima Ela Makom Shiyeshidur, che è solo quando è vicino. Yachol Ya'adrem Mamon, che forse deve dargli denaro. Talmud Omar Takum Vedata, ma chi ma shen ba chisan kis, affidò shen bo chisan kis. Così come Idur e dargli rispetto, che non deve alzarsi e se non ci rimette niente, che non gli costa nulla, e affidò shen bo chisan kis, che non gli costa nulla. Perciò non deve dargli denaro. E qual è il modo di panare, vedete chi se, vedete il che se sta nel gabinetto o nel bagno pubblico, che deve alzarsi anche quando entra lì, Talmudomata, Kum, Vedarta, lo amarti, Kima, Elam Komshia Shidur. Deve alzarsi solo nel posto dove c'è onore. Yecholi Azimenav, Kimishe Lorrau, che forse potrebbe chiudere gli occhi, far finta che non ha visto, perciò non dovrebbe alzarsi, Talmudomar, Takum Viareta, c'è scritto nel verso, Viareta Mashem, che, scusi, Viareta Melokecha. E deve alzarti e deve aver timore, che deve aver timore di Hashem, che Hashem sa, se tu fai finta e chiudi gli occhi, Hashem sa tutto. Davarom sur lev, ne'emar bo viareta melokecha. Poiché c'è scritto, generalmente nella Torah c'è scritto viareta melokecha, abbi timore di Hashem, e riguardo alle cose che uno può far finta, può nascondere cose, ma che solo Hashem può sapere, vedere. In questo caso, generalmente, c'è scritto nella Torah, Viareta Melokecha. Rav Shimon ben Elazar omer, Minhag Zaken Shelo Yatriach, da dove sappiamo che questa persona, questo saggio, non causi disturbo alla gente, che causi alla gente inutilmente di alzarsi sempre, Talmud Omar, Zaken Viareta, cioè siccome c'è scritto nel verso Zaken accanto a Viareta, perciò impariamo che Viareta anche si riferisce al saggio, che non deve causare e annoiare la gente. Isse veniva da Omer, Mipnei Seva Takum, Afiru Kol Seva Mashma, e qualsiasi persona che è anziana, Yossi Aglieli, Haino Tanakama. Ma veramente ciò abbiamo studiato, abbiamo notato questo, che Yossi D, in fin dei conti, Yossi Aglieli dice la stessa cosa come Tanakama, che si tratta di un saggio. I Kamenayu, Yanev Hakim, la differenza tra loro è che si tratta di un saggio che è giovane. Perciò, Tanakama Savari Yannick Hakim Lo, che se è un saggio però giovane non deve alzarsi. Rabbi Segli Savara, filo Yannick Hakim, anche se è un saggio ma è giovane, anche deve alzarsi. Ma è Tama Rabbi Yosef Gantili, Amalach, Isa Kadata che amava Tanakama, se come dice il Tanakama, allora Imke Nechtov Rachmana, Mipne Seva Zaken Takum, Veadarte. Il verso avrebbe dovuto dire Seva Zaken Takum. Avrei dovuto ripetere
e Seba, cioè anziano, e Zaken, saggio. Maishna de palginu rahmala, lemema de hai lavhai, vai lavai, per distinguere tra i due casi, che uno non è l'altro, che se un saggio è giovane è una cosa, e se è un saggio anziano è un'altra cosa. Shomina filo yanu kachakim, che secondo la Biosi Aglili deve alzarsi. Tankama mishum de baile mismach zaken viareta. E invece secondo Tanakama, la ragione per cui c'è scritto così è per che queste due parole, Zaken e Viareta, siano accanto una all'altra, affinché, come abbiamo imparato, che il saggio stesso non cerchi di infastidire la gente. Tanakama Matama, per quella ragione Tanakama dice che non deve alzarsi se è un saggio giovane. Isagadar che chiama Rabbi Yosef Glili, in che nechtamara Se, come dice Yosef Glili, allora la Torah avrebbe dovuto scrivere Vipnei Seva Takum Vadarta, Takum Vadarta Vipnei Zaken. Avrebbe dovuto scrivere tutta questa lunga frase, Vipnei Seva Takum Vadarta, Takum Vadarta Vipnei Zaken, cioè Vipnei Seva Takum per un anziano anziana, Takum Vadarta, devi alzarti e dar rispetto. E sta convedata per Ezechiel di alzarti per un saggio. Medok Tivachi Shmamina Chado, per insegnare che è un caso. Perciò uno deve alzarsi solo per un saggio che è anziano, ma non per un saggio che è giovane. Amamar Yacholi Adrenamon, abbiamo potuto pensare che forse deve dargli denaro. Talmud Lamar, Takum Vadarta, Makima Shembar Chison Kis, Afidur Shembar Chison Kis, come abbiamo studiato, che non gli deve costare nulla. Vichimà ledba chison kis. E l'alzarsi non costa nulla. Milo askina de kanaki margenita. Ade achi veachi kaimi kame, ubati melachto. E forse si tratta del caso di una persona che sta. Naki vuol dire che sta forando una pietra preziosa e passa il saggio. E allora dovrebbe alzarsi e perdere, allora quando si alza perde il tempo che deve lavorare e perciò gli costa soldi. Perciò abbiamo detto che Shembar Chison Kis non dovrebbe alzarsi. E la Akish Kimal e Idur. E perciò paragoniamo Kimal, il fatto che si alza, l'Idur che dà rispetto. Ma Idur Shembo Bitur, Afkimal Shembar Bitur. Così come Idur. Che non perde nulla, non perde il tempo di lavoro. Avkimah Shem Babitur, che anche quando si alza, ma non in un caso che sta lavorando e che perderebbe i soldi. Vakishna Mihidur Lekimah, Makimah Shem Bachisan Kis, Avidur Shem Bachisan Kis, che non gli costa nulla. Paragoniamo Kimah Chison a Hidur a Kimah, così come deve alzarsi, se gli costa soldi, anche da rispetto, anche. E non deve che non gli costa soldi. Mica ne bro, e in balevo noi oltre, se in la moda di Pneita mi chachamim, mi sa che ho scritto in Mahtam, che artigiani che stanno lavorando, non, mentre stanno lavorando, non devono alzarsi quando passano dei saggi, mentre stanno lavorando. Chiamalavelo, vuoi forse dire che non è così, che è così, ma non è così. Vietnam, abbiamo studiato. כל בעלי מניות עומדים מפניהם ושואלים בשלומם ואומרים להם אחינו אנשי מקום פלוני בוכים לשלום. כואנדו ונימנו קולורו כפורטבנו ביקורים על ג'רוזלמה תותא לג'נציה סיילסבה לאור אונורה פרסינו ירטיג'ני כדברו כמי שואלים בשלומם כדברו כמי סטנו אלי סלוטבנו אלי ריצבנו קלדמנטה אלי קולייבנו קלדמנטה. E allora vediamo che sì, davano rispetto, e allora perché quando venivano i saggi non avrebbero dovuto dare rispetto anche? Ami Yohan, Mipnein, Omdim, Mipnein, Mechamim, Enomdim. Nel caso di coloro che portano i bikurim a Gerusalemme, sì, devono alzarsi, ma non quando passano i saggi. Amar Rabbi Yosi Barabin, Bor e Kama Chayva Mitzvah Bishata, Sharei, Mipnehem, Omdim, Mipnein, Mechamim, Enomdim. E vediamo quanto è preziosa una mitzvah nel suo tempo giusto,
che quando portano i bikurim si alzano in loro onore, ma quando vengono e passano i saggi non devono alzarsi. Vedil mashani hatam di imken atamashina la tidlago. Ma allora forse dice ancora il caso diverso, perché se non li accogli caldamente e con onore, forse nel futuro non farebbero nuovamente, e perciò per questa ragione li riceviamo con pompa e con grande entusiasmo, eccetera, e gioia, eccetera. Amarmar, Yacholia, mi panava, beta chissà, beta mrechatz. E mi ha detto che non deve alzarsi nel gabinetto e nel bagno pubblico, perché a quei tempi la maggior parte dei bagni erano bagni pubblici. Però vuoi forse dire che non è così? Varo chia aviati be maschuta vechali vasi rabshimo bar rabbi velo kami kame veikpad, che accadde che rabshimo bar rabbi passò e non si alzò sua presenza e si offese. Vata amarele abua, e disse a Rebbi, suo padre, che Shnei Chumashin Shanitilo, Sefer Tehillim, gli ho insegnato due libri, Sefer Tehillim, ve lo amami panai, non si alzò il mio onore. Ve tu un altro caso, che bar kappara, damela Rav Shmuel bar Ravasi, Raviosi, avviati be maschuta, che era nel bagno, al veasi Rav Shimon bar Rebbi, nuovamente Rav Shimon bar Rebbi passò, ve lo kami kame vikpat, che non si alzò e si offese. Vada Mamarlei la bua e disse al Rebbe, suo padre, Shne Shlishei Shlish, Shaniti lo, Torat Kohanim, ho insegnato Torat Kohanim e Sefer Vaikra, e gli ho insegnato due terzi. Shne Shlishei Shlish, Shne Shlish è un terzo, e due terzi. Shnei Shlishei Shlish. E interessante. Ve lo amano i panai, e non si è alzato il mio onore. Ve amarlo Shema ben Yoshev Umeharer. Forse era occupato nei suoi pensieri, perciò non si è accorto che tu sei passato, perciò non si è alzato il tuo onore. Tamadev ben Yoshev Umeharer. Sì, perciò vediamo che se uno era occupato con i propri pensieri, perché se non si è alzato, allora si può capire. Però se non era occupato nei propri pensieri, non è così, perciò avrebbe dovuto sì alzarsi. Spondere lo cascia. Ave batte gavai, ave batte batrei, bar ave. E nel bagno esterno che tutti sono vestiti, adesso spiego. Achina mi stava, diamar avar chana avra biochra, e come commutare le arre, chunzi batte mi rachaz, batte a chi se, dirma non sei shan. E dice così, batte gavai, sono i bagni interni dove tutti vanno nudi, allora non c'è rispetto lì, non bisogna del rispetto. Ah, beh, questi nelle stanze esterne dove tutti sono vestiti, allora sì, deve dargli onore. Achinam mi stava, infatti così è logico. Diamo Rav Chana Amar Yochanan, kol mokom mutar la'arer chutz mi batei merchatz, mi bet merchatz, un bet hakiseh, che uno può avere pensieri di Torah, tranne in un bagno pubblico, ma si intende il bagno dove tutti vanno nudi, e un beta chi sei nel gabinetto. Ciò che dice la Gemara qui è che la Gemara risponde: poiché il figlio di Rebbe si lamentò che non gli diedero onore, e la Gemara spiega che ci sono due parti nei bagni, la parte interna e la parte esterna. La parte interna è una parte dove non c'è onore, nessuno non deve onorarlo, e c'è la parte esterna dove bisogna sì onorarlo. Perciò spiega che Rebbe rispose che era occupato con i propri pensieri, poiché poteva essere solo la parte esterna, perché la parte interna lo stesso uno non deve onorare un saggio. E poi la dice Gemara, Achinami stava, infatti così è logico, poiché Rabbi Yochanan insegnò non è permesso pensare pensieri di Torah in un bagno pubblico e in un gabinetto.
perciò vuol dire che quando lui e questi due saggi che non, gli de non lo onorarono erano nella parte esterna, perché nella parte esterna non si può pensare lo stesso. Perciò vuol dire che erano solo nella parte esterna. Avrebbero dovuto onorarlo e non lo hanno onorato. Risponde Gmara, o risponde Gmara. Gmara respinge ciò e dice: Dilma Leon Sechani. No, non vuol dire, perché forse per forza maggiore stava pensando di pensieri contro la sua volontà. È come se non aveva controllo sopra i propri pensieri. E forse era nella parte interna. Ma anche se rispediamo così, va bene che dice che non è detto forse nella parte interna, però comunque non è una risposta completa, perché in fin dei conti nella parte interna non bisogna onorare, non dovevano alzarsi. Perciò questo è un po' difficile capire questa Gemara. E vediamo all'Unse Shani che in fin dei conti c'è questa difficoltà che non risponde completamente alla domanda. E quello che abbiamo non era completamente chiaro, quello che Gemara disse, Shnei Shlishei Shlish, perché Rashi dice Shnei Halakim Shlishei Sefer, due parti di un terzo. Cosa vuol dire due parti di un terzo? Vuol dire due terzi? Due terzi sono Shnei Shlish. Però cosa è Shnei Shlishei Shlish? Due terzi di un terzo. Ma Rashi dice Shnei Halakim Shlish, due parti di un terzo. Perciò un po' questo Rashi non è completamente chiaro. A me, ovviamente Rashi aveva capiva meglio. Comunque questa parte non è chiara. Terminiamo qui e grazie per l'ascolto.